Ciao a tutti, siamo nel cortile del primo oratorio di Don Bosco e qua i giovani si trovavano per giocare, divertirsi. Ma vedete, questo è un luogo anche molto speciale perché avvenivano grandi miracoli, perché i giovani avevano il cuore nella pace quando erano qua. Ma non pensate che sia un caso. Don Bosco si impegnava molto perché i ragazzi in questo posto potessero sentirsi veramente a casa. E allora oggi vogliamo farvi vedere alcune tecniche che usava Don Bosco perché ogni giovane qua potesse sentirsi a casa. Un'ultima cosa, non pensare che quello che ti dirò siano delle cose che deve fare il tuo dono o la suora. Don Bosco le proponeva prima di tutto ai suoi giovani. Troviamo di fronte a questa iscrizione che ci ricorda una delle pratiche educative privilegiate di Don Bosco, la pratica della buonanotte. Ecco, Don Bosco prende questa pratica dall'esempio di Mamma Margherita, in quanto i primi ragazzi che Don Bosco ospitava, ecco, spesso dopo aver dormito da lui, di notte fuggivano con le lenzuola e le pentole della cucina. Solo che Mamma Margherita ha avuto una bella idea di raccontare loro un pensiero di buonanotte prima di addormentarsi. Effettivamente, grazie a questo espediente, i ragazzi si svegliavano al mattino e rimanevano con Don Bosco. Don Bosco capisce quindi che dire una parola buona ai ragazzi prima di addormentarsi poteva essere una cosa positiva. Quindi Don Bosco, nel suo sistema educativo, pensa proprio a questo. Prima di andare a letto, raccontare o analizzare un fatto accaduto della giornata per dare un buon pensiero al ragazzo. Ecco, penso che questa pratica della buonanotte sia attuale anche negli oratori nostri. Ecco, io penso che tre siano le funzioni della buonanotte. La prima, ecco, in concludere o iniziare bene la giornata. Ecco, sappiamo che l'oratorio non è uno spazio educativo qualsiasi, ci sono delle regole da rispettare. Ecco, questo pensiero che diamo ai ragazzi potrebbe essere proprio l'occasione giusta per spiegare lo stile che dobbiamo assumere in oratorio. Ecco, la seconda funzione potrebbe essere quella di concludere la giornata con un momento di riflessione. Ecco, spesso le giornate dell'oratorio trascorrono molto veloci, succedono sempre fatti nuovi. Ecco, l'importante è concludere la giornata riassumendo una o due parole della giornata, in modo che il ragazzo possa tornare a casa con un ricordo positivo della giornata. La terza funzione, che forse è quella più importante, è quella di fare una lettura cristiana di quanto è successo durante il giorno. Ecco, non basta dire solo un buon pensiero, raccontare la vita di una persona e analizzare un fatto. Ecco, l'importante è fare una lettura cristiana di quello che è successo. Ecco, non serve essere laureati in teologia, a volte basta solo fare un piccolo riferimento alla vita di Don Bosco, di qualche santo, ecco, e dare un tono cristiano. Sicuramente, secondo la tradizione, come voleva Don Bosco, sarebbe bene concludere con tre Ave Maria. Vi sto per svelare uno dei segreti più belli e importanti del sistema educativo di Don Bosco. Vi avverto però, non dovete restare delusi se vi sembrerà una cosa banale, perché in realtà un po' lo è, ma non è proprio così scontato. Don Bosco, ed è questo il segreto, tutto il tempo che aveva lo passava qua in cortile e stava con i ragazzi per farsi gli amici. Questo è fondamentale. E tante volte noi magari ci perdiamo perché stiamo in sala animatori, dobbiamo preparare i dettagli del grande gioco, dobbiamo organizzare la sfilata dei genitori. Perdiamo tanto tanto tempo quando abbiamo un cortile pieno di ragazzi con pochissimi animatori. Pensate che nel 1876 all'oratorio di Don Bosco arriva Don Giuseppe Vespignani, un prete che desidera diventare salesiano e vuole dare una mano a Don Bosco. Don Bosco lo manda a insegnare in una classe, ma Don Giuseppe fa una lezione tanto difficile e i ragazzi di Don Bosco erano ragazzi semplici. Insomma, la lezione è un totale disastro e Don Giuseppe Vespignani vuole andare via. E allora va da Don Bosco disperato e dice: i ragazzi non mi capiscono, io faccio un sacco di fatica, che cosa posso fare? Don Bosco gli dà un consiglio e lo manda proprio a questa fontana. Don Bosco, sorridendo, chiese a Don Vespignani come mai fosse così pauroso da spaventarsi davanti a un centinaio di ragazzi. Don Giuseppe gli rispose che tutta la difficoltà dipendeva dal non conoscerli e dal non essere conosciuto. Così chiese a Don Bosco come fare per conoscerli. Don Bosco gli rispose: «Oh bella,
mettendosi con loro, trattandoli familiarmente. «Ma dove?» ribatté Don Giuseppe. «Ma quando mettermi con loro? Io non sono fatto per giocare, correre, ridere in compagnia. La mia malattia me lo impedisce». Don Bosco gli suggerì così: «Vada alla fontanella. Là, all'ora di colazione, troverà tutti i giovani riuniti per bere, parlare della scuola, dei giochi, di tutto. Si intrometta anche lei, si faccia amico di tutti, e poi andrà alla rivincita e ci riuscirà». Beppe Vespignani fu fedelissimo al consiglio di Don Bosco e tutti i giorni andò a quella fontana lì. E Don Bosco direbbe che si è fatto amico tutti i ragazzi dell'oratorio. È stato un grandissimo salesiano Don Giuseppe. Ecco, ma non basta stare in cortile e basta, come un palo che sta lì. Ecco, Don Bosco aveva una parola magica per dire uno stile di stare con i ragazzi. Questa parola è amorevolezza. Pensate che nelle altre lingue non si riesce nemmeno a tradurre. Amorevolezza significa che non è sufficiente stare in mezzo ai ragazzi, volergli bene, ma i ragazzi devono sentire che tu gli vuoi bene. E per Don Bosco questa cosa era così importante che all'oratorio si è portato la prima persona che gli ha voluto bene, sua mamma Margherita. E proprio quest'anno hanno voluto mettere in cortile questa statua che ci ricorda che lei era qui e che lei era alla porta dell'oratorio ad accogliere, ad accarezzare e ad abbracciare ogni giovane. Mamma Margherita, per ogni giovane, è stata l'immagine dell'amore della Madre del Cielo che ci vuole bene. E noi come animatori, stando in mezzo al cortile, dobbiamo proprio essere immagine dell'amore e della bontà di Dio. Don Bosco amava ripetere: l'ozio è il padre di tutti i vizi. Ecco perché nell'oratorio di Don Bosco non c'era mai un minuto libero. Tutto era ben organizzato: giochi, tornei, attività ricreative, musica, teatro, la banda. Tutto per tenere i ragazzi occupati e non lasciarlo con le mani in mano. Ma cosa fare nei giorni in cui l'oratorio è chiuso? Don Bosco ha un lampo di genio. Apre dei laboratori. Ci troviamo qui nel primo laboratorio che ha aperto Don Bosco, quello di tipografia. Ecco, ma guardiamo alcune immagini. Don Bosco, intanto, mentre sperava di avere in tempo non lontano una tipografia a sua disposizione, apriva un terzo laboratorio nell'ospizio, legatoria dei libri. Ma fra i giovani che aveva nella casa, non ve n'era alcuno che si intendesse di questo mestiere. Pagare un capo d'arte esterno non era ancora il tempo. Tuttavia un giorno, avendo intorno a sé i suoi alunni, depose sopra un tavolino i fogli stampati di un libro e, chiamato un giovane, gli disse: «Tu farai il legatore». «Io legatore? Ma come farò se non so nulla di questo mestiere?» «Vieni qua, vedi questi fogli? Siediti al tavolino, bisogna incominciare dal piegarli». Don Bosco pure si assise e fra lui e il giovane piegarono tutti quei fogli. Tutti gli altri giovinetti circondavano il tavolino come testimoni di quella inaugurazione. Ciascuno dava il suo parere: chi proponeva il coltello, chi le forbici. In casa non vi era ancora nulla, assolutamente nulla. La necessità rese Don Bosco industrioso. Cosa ti insegna tutto questo? Perché Don Bosco ha tanta premura di riempire i tempi morti? Per due motivi. Solitamente quando ci sono dei tempi morti in oratorio sono sempre i momenti peggiori in cui succedono dei disastri oppure i ragazzi perdono tanto tempo davanti al cellulare senza combinare niente di buono. Seconda cosa, il tempo occupato può essere per il ragazzo il motivo di scoprire delle proprie doti, delle proprie capacità, coltivando le proprie passioni. Chi non ha visto difficilmente si fa un'idea del chiasso, dell'ingenua spensieratezza, dei giochi, della gioia di quelle ricreazioni. Il cortile era battuto palmo a palmo nelle corse sfrenate e Don Bosco, che era l'anima di tutti quei divertimenti, da lui voluti e promossi, ne godeva con immenso piacere. E i giovani, che sapevano come tutte le volte che egli poteva prendesse parte alle loro ricreazioni e conversazioni, tratto tratto alzavano gli occhi alla camera del buon padre, e quando compariva sul davanzale si levava da ogni parte un grido di gioia. Un buon numero di giovani gli correva incontro ai piedi della scala per baciargli la mano. Pochi, noi crediamo, ci furono al mondo che attraessero a questo modo i fanciulli a sé
e che sapessero giovarsi di questa affezione per il loro bene. Don Bosco, in mezzo ai suoi figli, era l'amabilità stessa in persona. Don Bosco era sempre in mezzo ai ragazzi. Si aggirava qua e là, si avvicinava prima a uno, poi all'altro, e senza che se ne accorgessero, gli chiedeva come stavano e di che cosa avessero bisogno. Parlava in confidenza all'orecchio, a questo, poi a quello, dando qualche santo consiglio o invitando ai sacramenti. Si fermava presso coloro che si mostravano tristi e studiava di infondere in loro l'allegria con qualche scherzo. Egli poi era sempre allegro e sorridente, ma nulla di quanto accadeva sfuggiva alla sua attenta osservazione, ben sapendo di quali pericoli potesse essere causa il gruppo di giovani di varie età, condizione e comportamento. Quel che in Don Bosco più spiccava era lo sguardo, dolce ma penetrantissimo, fino alle viscere del cuore, cui appena si poteva resistere fissandolo. Don Bosco aveva due occhi che foravano e penetravano nella mente. Egli passeggiava adagio, parlando e guardando tutti, con due occhi che giravano da ogni parte, elettrizzando di gioia i cuori. Tante volte Don Bosco guardava un giovane in modo così particolare che i suoi occhi dicevano ciò che il labbro in quel momento non esprimeva e gli facevano comprendere ciò che desiderava da lui. Secondo passaggio, Don Bosco agisce e aveva un metodo molto efficace che si chiama parolina all'orecchio. Don Bosco vedeva il ragazzo che ne combinava una, lo prendeva in disparte e gli dava delle poche, brevi, semplici parole che lo aiutavano a migliorare. Ecco, interessante, Don Bosco non perde la pazienza davanti a tutti e nemmeno solo con il ragazzo. Lo prende in disparte e lo aiuta a crescere. Gli dà quel suggerimento piccolo, semplice, personale che lo aiuta a fare un salto di qualità, senza mai umiliare il ragazzo davanti a tutti. Don Bosco era sempre in mezzo ai ragazzi. Si aggirava qua e là, si avvicinava prima a uno, poi all'altro, e senza che se ne accorgessero, gli chiedeva come stavano e di che cosa avessero bisogno. Parlava in confidenza all'orecchio, a questo, poi a quello, dando qualche santo consiglio o invitando ai sacramenti. Si fermava presso coloro che si mostravano tristi e studiava di infondere in loro l'allegria con qualche scherzo. Egli poi era sempre allegro e sorridente, ma nulla di quanto accadeva sfuggiva alla sua attenta osservazione, ben sapendo di quali pericoli potesse essere causa il gruppo di giovani di varie età, condizione e comportamento. Il risultato del vedere un ragazzo e di dirgli quella parola buona si chiama confidenza. I ragazzi si fidavano di Don Bosco e gli dicevano anche le cose più profonde del loro cuore. Perché? Perché sapevano che Don Bosco voleva il loro bene. Ecco, sarebbe bello che i giovani, i ragazzi, vedessero negli animatori non solo gente che li fa divertire, ma gente che vuole il loro bene, il bene più profondo. E tante volte questa parolina all'orecchio si concludeva con un invito ad entrare in chiesa, ad andare a trovare Gesù, a chiedere che fosse lui a sistemare quegli affari del cuore che magari erano un po' più disordinati. Valdocco, l'oratorio, era un posto come anche nei nostri oratori i ragazzi potevano fare esperienza del bello, dell'arte. Don Bosco, una delle prime cose che fonda è la banda musicale, ma fonda anche una compagnia teatrale. Pensate che quando c'erano le feste liturgiche, la festa di San Luigi, la festa della Madonna, Don Bosco organizzava sempre delle feste grandissime, o anche quando portava i ragazzi in gita, ecco, la prima cosa che partiva fuori dall'oratorio era la banda. Qui dietro abbiamo l'organo della chiesa di Maria Ausiliatrice che ha fatto costruire Don Bosco. Pensate, uno degli organi più grandi d'Europa. Ma perché Don Bosco ci teneva molto che i ragazzi facessero teatro, imparassero a suonare uno strumento? Tre motivi. Primo, erano scuole di bellezza ed erano delle occasioni
per passare dei messaggi belli. Ogni tanto magari le canzoni che oggi si ascoltano sono tristi, non regalano un po' di allegria, un po' di ottimismo, un messaggio bello. Secondo, erano delle esperienze dove devi lavorare insieme e sappiamo tutti che ogni tanto lavorare insieme è un po' faticoso, ma queste esperienze aiutano perché ti modellano il carattere, ti insegnano ad essere più paziente, a dialogare con gli altri. Terzo, ma forse la cosa più importante, Don Bosco educa con la gioia. E allora tutte queste esperienze insegnavano ai ragazzi che Dio parla ai cuori allegri, che la gioia è uno dei canali più belli per fare esperienza di Dio. Gioia e bellezza sono delle occasioni dove tu, se vuoi, puoi incontrare Dio. L'arte, la musica, il teatro sono dei canali privilegiati. Don Bosco, oltre ad essere un grande educatore, era anche un abile comunicatore e per questo aveva a cuore la cura dell'oratorio. Come potete vedere, l'oratorio di Valdocco è pieno di iscrizioni che ricordassero al ragazzo alcune cose che Don Bosco aveva a cuore comunicare. Penso che questa dimensione possiamo farla anche nostra: curare le bacheche dell'oratorio, curare gli ambienti, curare la raccolta differenziata, tutte piccole cose che possono aiutare a sentire l'oratorio come casa. Concludiamo da dove siamo partiti, perché vi chiederete, ma buonanotte, la presenza, lo stare in cortile, l'educare al bello, ma tutto questo a che cosa è servito? Vogliamo raccontarvelo con un episodio che è capitato a Don Bosco. Nel 1846 Don Bosco da poco è arrivato qua e la casa che c'è alle mie spalle era quella dove viveva Don Bosco e i primi ragazzi. Quella finestra era la finestra dove dormiva Don Bosco e Don Bosco da lì vedeva il cortile e vedeva i ragazzi. Nel 1846 succede una cosa veramente particolare. Don Bosco era arrivato da pochi anni all'oratorio di Valdocco, quando nel 1846 viene colpito da una malattia che sembra portarlo alla morte. I ragazzi erano disperati. L'affetto verso Don Bosco li stava spingendo a veri eroismi. Pregavano, facevano digiuni, partecipavano alla Santa Messa e facevano la comunione. Nel santuario della Consolata si davano il turno giorno e notte. C'era sempre qualcuno che pregava per lui davanti all'immagine della Madonna. Al mattino, quelli che dovevano andare a lavorare accendevano una candela che rimanesse al loro posto davanti all'altare. Molti altri trovavano il tempo di andarci anche durante il giorno e resistevano fino alla sera tardi. Pregavano e scongiuravano la Madre di Dio perché conservasse in vita il loro povero Don Bosco. Molti promisero alla Madonna di recitare il rosario intero per mesi, altri per un anno, alcuni per tutta la vita. Ci fu persino qualcuno che promise di digiunare a pane ed acqua per mesi, altri per tutta la vita. Sono certo che molti giovani muratori digiunarono a pane e acqua per settimane intere, continuando il lavoro pesante dal mattino alla sera. E quando Don Bosco guarisce, si affaccia proprio dalla finestra che vi ho mostrato prima e dice ai ragazzi queste parole. Io vi ringrazio delle prove di amore che mi avete dato durante la malattia. Vi ringrazio delle preghiere fatte per la mia guarigione. Io sono convinto che Dio concesse la mia vita alle vostre preghiere. E per questo il mio ringraziamento vuole che io spenda tutta la mia vita a vostro favore, spirituale e temporale. Così prometto di fare fino a quando il Signore mi lascerà su questa terra e voi, da parte vostra, aiutatemi. Ecco, vedete, la malattia di Don Bosco ha tirato fuori il meglio da questi giovani che la società di Torino riteneva degli scarti. E questi giovani hanno acceso il cuore di Don Bosco, tanto che veramente il cuore di Don Bosco bruciava di passione per questi ragazzi. E allora l'augurio che vi facciamo è questo, che questa pandemia, che quest'estate che magari vivremo nei nostri oratori un po' particolare, tiri fuori il meglio di noi,
tiri fuori quella passione per i ragazzi che era la passione di Don Bosco, per la salvezza delle anime, per vederli felici nel tempo e nell'eternità. Buona estate a tutti!